Signori, amici di Player Inside, oggi siamo qui per fare quello che abbiamo sempre sognato, ovvero quello che hanno sempre sognato i nostri genitori, cioè fate i chirurghi o qualcosa del genere. Ebbene, papà e mamma no, e oggi vi facciamo capire perché non l'abbiamo fatto alla fine e facciamo gli youtuber. In pratica siamo qui con Surgeon Simulator 2. Io forse sono l'unica al mondo che non ha giocato Surgeon Simulator 1. No, neanche io, non ci avevo mai giocato. Ah, ok, siamo gli unici al mondo. Lo conoscevo, ma mai giocato. Molto bene, questa è la prima missione che dobbiamo fare. Permetta? Sì. Dottoressa? Sì, cioè, io sono pronta. Tu cosa sei, infermiera sexy o dottoressa non tanto sexy? Non tanto sexy. Ok, allora, dobbiamo cominciare con la nostra prima missione. Come si chiama il chirurgo? Sì, a questa mano così. Abbiamo fatto il tutorial, ovviamente, perché sarebbe stato una rotta proprio cazzo fare un gameplay tutto col tutorial. Per cui adesso ci cimentiamo invece nella prima missione, ovvero si chiama affranto. Dobbiamo sostituire un cuore, pensa te. Stavo per tagliare cosa facile, il cuore. Cosa facile. Oh, ogni volta, questo magari chi ha giocato Surgeon Simulator 1 lo sa già, ogni volta c'è un preambolo con una sorta di enigmi ambientali, cioè dobbiamo aprire porte, trovare carte, cioè trovare schede magnetiche, eccetera, eccetera. Che cos'ha che non va? Il cuore. Allora, dobbiamo trovare innanzitutto il cuore nuovo. Allora, il martello serve per sfracassargli le costole. Ma prima troviamo il cuore nuovo, sennò poi stiamo tre ore a il cuore nuovo. E dov'è un cuore? Vabbè, ma là. Ah, là ci sono i cuori. C'è il distributore di cuori. Sì, molto però bene. Devi, mi sa che devi attivare qualcosa. Ah, cioè, serve anche qui la tessera. Ok. Vediamo. Scusate, saliamo. Ma è complicato, cioè a livello... Oh, mi piace questo mood anni 50. Questo ospedale in stile anni 50, seppur comunque dotato di tutte le attrezzature all'avanguardia. Beh, più o meno. Cuore, prendiamo la tessera o il budino? Il budino non sarebbe male come idea. Prendiamo la tessera. Cioè, ovviamente. Ovviamente questa fisica esagerata. Oh, fammi entrare, no? Che cacchio fa? Perché forse per entrare... Ah, bisogna pure il cuore vecchio. Il cuore vecchio. Okay, allora spacchiamo il cuore. Allora, per spaccargli il cuore, il martello. Però io martelli qui non ne vedo. Sicuramente ci saranno. Intanto prendo una delle siringhe di sangue, così dovesse perdere un po' di sangue, ma non penso. Non penso, perché insomma, strappagli un cuore alla fine, che ci vuoi? L'ho fatto una volta nella vita reale. Ah, gli sei con la pintura? Sì, spacchiamoglielo con la pintura. Ma no, ragazzi, mio Dio. Vedi che si spacca tutto qua? Ragazzi, mi dissocio. YouTube? No, mi dissocio assolutamente. E il cuore è dietro i polmoni. Certo, lo sappiamo. Il polmone non ci serve. No, lasciali, che poi li devi rimettere. Vabbè, li metto qui nei paraggi, per terra, che è molto igienico, tra l'altro, insomma. Ed è il cuore strappato. Molto bene, andiamo, non serviva più tanto. Qui dentro. E adesso la porta dovrebbe aprirsi. Infatti si apre e abbiamo il distributore di cuori. Insomma, 1,50€ a cuore, non è neanche male. Sì, ma nel frattempo quello starà perdendo sangue. L'ho capito, in effetti forse potevo pensarci un po' prima. Però, beh, grazie a sto cuore un po' più piccolo di quello che aveva prima, signor Bob avrà un po' di tachicardia, perché dovrà battere più forte per poter compensare alle dimensioni più ridotte. Vabbè, ma che ci fa? Attenzione, ci siamo quasi col cuore. Non muoia. I polmoni però, no. Cuore messo. Ah, molto bene. Sono avanzati, signora... E i polmoni! Ci siamo dimenticati i polmoni. A tutti gli arti, d'accordo, però... Però i polmoni no. Sono avanzati questi. Non cado. I polmoni... Qua c'è la costola che... Secondo me è morto, però va bene. Vabbè, faccio un po' di pulizia allora. E completato. Molto bene, questo è il nostro dottore. Per un Bob migliore è l'altro episodio. E quindi che dobbiamo fare? Anzitutto notare come non abbiamo la mascherina. Vabbè, ma figurati, okay. Cioè, qua è chiuso. Qui non si entra. Qua è aperto. Ok, vediamo Bob. Questo è giustamente la diagnostica. Le braccia. Ah, pochissimo sangue. Prima metti il sangue. La diagnostica. Ah, gli mettiamo il sangue. Ah, pochissimo, vedi? Pochissimo sangue. Ah, molto bene, ecco le siringhe. Attenzione, perché abbiamo sia la siringa tappa sangue che la siringa sangue. Okay, allora, infilaglielo. Vecchia testa. Ma non è l'intestino. Però. La sta mettendo? Sì, sta funzionando. Oppure lo sto buttando tutto di lato, in realtà sta colando. Vediamo i livelli di sangue. 1800, gliene mettiamo ancora? Sì, perché mi sembra. Ne mettiamo ancora, così partiamo avvantaggiati. È stata una buona osservazione questa. Tu metti più sangue possibile. Ragazzi, sì, tra l'altro, attenzione, chiaramente, ragazzi, per questione di tempo lo stiamo mettendo di gruppi sanguigni diversi, poi uno con, che ne so, l'epatite, l'altro senza, però, insomma, è tanto per accumulare più sangue. No, a noi interessa vincere la missione, mica salvare Bob, che ce ne frega a noi. Ah, okay. Tre ore per prendere la siringa, immagino sto chirurgo...
E voilà, signor Bob. Questa gliel'ho messa precisa, eh? Ma insomma. Non faccia lo schizzinoso, signor Bob. Ma quel sangue che esce ogni signor tanto... Bob, adesso se lei si lamenta ancora, le strappo la testa. E vediamo poi come fa. Sangue, sangue tanto. Oh, addirittura pensa, questa qui appartiene a un cane. Questo sangue. E vabbè, un cane che ha fatto la donazione di sangue col braccetto. No, così. È fatto con tutte le zanzare schiacciate che avevano. Ne hanno schiacciate 2 miliardi per poter avere tutto sto sangue. Ti metti la mano dritta. Va bene. Vabbè, dai, così ce la fai. Piano piano, signor. Nell'occhio, va bene. Ma lo stava facendo. Signor Bob, si sta fermo. Dio, ma che cosa fa? Ok. Molto bene, il sopracciglio così. Domani se lo trova ritemprato. Dai, ora è pieno di dolore, è più sangue che vediamo. Essere umano. Beh, in realtà ancora si può, eh. Però vediamo, magari non ne escono più. Infatti 0-0 siringhe. Va bene, abbiamo fatto il possibile. Io direi di prepararci una siringa stoppasangue qua, tappasangue. Anche due, perché secondo me ne vedremo delle belle. Andiamo a prendere una segazza. Una sega, qua non c'è. Sega. È forse da quel lato. Okay, però qui è chiuso. Qua è chiuso, quindi giriamo dall'altra parte, Raiden. Giriamo dall'altra parte, cioè di qua. Di qua. Ok, giriamo di qua. Dall'altro lato di là. Okay. Oh, forse gli ho scippato il braccio. No. Ok, premiamo questo pulsante e questa l'abbiamo aperta. Qua ci sono arti a destra. Molto bene. Sono solo gambe, braccia via esaurite. E ci mettiamo una. Possiamo mettergli quattro gambe. Però mi viene da pensare, no? Forse dobbiamo andare in questa porta. Ed è chiusa. Pam dice: mi spiace, non so davvero perché le porte siano chiuse. Vedi che c'è quella freccetta che dice verso l'alto. Vediamo se dobbiamo arrampicarci in qualche modo. Deve andare dall'altro là, forse devi rompere sembra, il vetro. Mi sembra macchina. No, i vetri non si rompono. Ma se va. Così no. Come lo rompi. No. Lo tengo così. No. Vabbè, senti, provo una cosa che secondo me. Vediamo. Tac, via qua. Ci sono troppi palloni. Perché il pallone da basso? Sono troppi palloni. Secondo me è un suggerimento. Vediamo. Via qua, pallone. Manco si prende. A pallo! Pallone! Mamma mia, pallone. Aspetta, io voglio. Cioè, un chirurgo che insegue un pallone da basket mentre deve operare. Allora, pallone, fermo qui. Dunque, ok, via qua. Minchia, però. Madonna, ragazzi, ma è veramente ingiocabile apposta. Vediamo. Ma che vuoi fare? Voglio fare tipo canestro, eh? Tac. In che senso? No, vabbè, Raiden genio! Raiden genio della vita! Pensavo, no, non sarà così. Allora, per richiedere un braccio... Ci vuole il braccio vecchio. Braccio sinistro, sono pronti, ma dobbiamo mettergli quello vecchio... Allora, prendiamo una bella sega. Certo, qua. Però mettendo un braccio vecchio potremmo evitare i danni della perdita di sangue. Ma dove sono altri bracci? Vabbè, intanto taglialo. Proviamo a vedere se qua ci sono braccia. Questo è l'ingresso. Non mi sembra di aver visto braccio, no. E quindi ci attacchiamo al pene. Non lo so, però taglierei un po' il sapone per fare pratica. Mannaggia. Ah, tra l'altro non mi sono... Ho aperto il rubinetto con la sega, vedi? Guarda. Tra l'altro non mi sono mai lavato le mani, di questo. Vabbè, voglio vantarmi, voglio vantarmi. Un pregio. Voglio vantarmi. Signor Bob è pronto, signor Roberto è pronto? Non risponde il maleducato, ma bastardo. Vabbè, okay. Glielo tutte tagliamo. E due devi tagliare. Ok, questa è la direzione giusta. È un po' di più lascio. Vai. Lascio, va? Aia. Beh, una volta mi è capitato. Ma non lo stai tagliando proprio nella giuntura. No, ma importa, dispiego va bene. Taglia, dai che perdi sangue, credi? Ha preso il braccio, fratelli. Oh, taglia. Però aspetta, gli mettiamo la siringazza gialla, che dici? E dov'è? Qua. Questa, non è gialla. No, è là. Là, è giusto. Siringa. No, devo girare la mano, scusi. Perdiamo più tempo a prendere la siringa che a prendergli l'altro braccio. Ok, bravo, Ryan. Signor Bob, venga, signor Bob, dispiego! Di testa, vai. Ficca. Ma non sta ficcando. Sta ficcando oppure no? No, devi metterla dritta. Secondo me sì, guarda, non sta perdendo più. Vedi? Ok, adesso prendiamo il braccio. Dove il braccio? Eccolo. Non mi convince tutto ciò. Prendiamo questo braccio. Molto bene, signore. Guarda, già è incancrenito. Andiamolo a posare qui. No, non era qua. Girati. Nell'altra stanza. C'è la nostra parola da aprirla. Già. Ok, buttala qua, vai. Dai, mannaggia. Ma non funziona così. No, ragazzi, questa cosa non può essere. Signor Bob, mi scusi, potrebbe morire, in effetti. Ok, adesso? Pronto. Perché non lo dà? Dammelo braccio, scusa. Ce ne servono tutte e due. No. Devo prendere pure l'altro, hai visto? Cavolo. Hai visto, però? Mi fai perdere tempo, che volevo tagliare braccia. No, andiamo. Vedi il sangue. A che punto siamo col sangue? Signor Bob?
Ah, buono, non è caduto più sangue. Ma allora non vedi, vedi che tagliare sangue. Tagliare e poi gli fai subito un'altra puntura gialla. Gialla, che è lì, bella per terra. Sì, ok. Bella igienica. Mi sa che ha tagliato il cuore, però. L'ascella, l'ascella. Dai, sbrigati, come cavolo sei messo. Sono salito. Mannaggia, signor Bob, però lei potrebbe essere più parte. Mentre le muovo la sega, lei muova il braccio, no? Che così facciamo prima, no? Sto tagliando? Così è meglio, che dici? Sì, penso di sì. Non tagliare il collo, per sbaglio. Sì, può capitare, può capitare. Sono cose che capitano. Ma più veloce, sennò perdi più sangue, cavolo. Capite. Sei lento. Hai visto il tagliuzzato? Dai, Bob! Vabbè, ormai è staccato, sto... che cazzo! Ma il pollice gli è staccato, per sbaglio. Il sangue sta crollando. Oh, oh, oh. Sangue, sangue. E no, la siringa gialla, la siringa gialla, la siringa gialla. Siringa gialla, siringa gialla. È morto, ragazzi, è morto. No, fallimento. Aspetti, signor... Mamma allunga mia. Allunga il braccio. Ho capito, allunga il braccio, però capisci che... Allunga. Dai, metti la mano così, bravo. Prendi sta cazzo di siringa. Azzicagliela okay. Come capita. Gliel'ho messa? Ma non lo so, ragazzi, controlla. Vediamo se gli ho... No! No! Ma dai, ma dai. Il paziente ha perso troppo sangue. Che scusa è? Ma è un paziente che non ha pazienza. Oh mio Dio. Va bene, allora, ragazzi, va bene. Dobbiamo prenderci una laurea in medicina. Sì, comunque, ragazzi, è fottutamente divertente. Io devo ammettere che non avevo mai voluto provare Surgeon Simulator 1 perché lo vedevo un po' come bimbo minchioso. E in effetti un po' lo è. Però è divertente, soprattutto se fatto così. Esatto, poi voglio sbloccare la modalità libera, cioè proprio di fare operazioni libere. Vediamo se riusciamo a fare, se c'è. Perché per adesso stiamo facendo la storia. Però magari possiamo continuarlo qui. Fatecelo sapere con un like. Tanti like qua sotto se vi va che continuiamo questa serie. Sarà divertente, sarà ancora più divertente perché questa era sostanzialmente una propedeutica, sì. No? Un qualcosa che c'è. Però, insomma, più in là ci saranno casi chirurgici particolarmente delicati. Quindi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.